Ciao a tutti e benvenuti a Trading Research. Si dice da tanti anni, da sempre praticamente, da quando è nato il trading, che i mercati sono guidati dalla paura e dall'avidità. Questa cosa la si può osservare a livello intraday anche in condizioni normali quasi quotidianamente. Chi fa intraday come noi lo avrà sicuramente osservato, ma su più larga scala spesso la prevalenza di una di queste due emozioni si può vedere e può durare anche giorni, addirittura mesi. Sicuramente in questo momento l'emozione che sta guidando i mercati sia a livello intraday che multiday è ovviamente la paura. L'idea quindi in questo video è di andare ad analizzare più approfonditamente questa emozione e l'impatto che essa ha da un punto di vista pratico nella nostra professione. La biologia e la struttura del nostro corpo si è evoluta nel corso degli anni e nel corso dei secoli e dei millenni. Tuttavia è abbastanza chiaro che questa evoluzione non è stata dietro alla velocità, soprattutto negli ultimi 10-20 anni, di evoluzione delle nostre abitudini di vita. La paura è un'emozione che fa parte della parte più antica del nostro cervello, la parte che viene identificata fisicamente alla base dell'encefalo, ed è la parte che viene detta del cervello rettiliano, che risale alle fasi più antiche di sviluppo dell'uomo. In queste fasi ovviamente le funzioni legate alla sopravvivenza, legate alla gestione di un pericolo fisico immediato, quindi la gestione di reazioni tipo attacco, fuga e azione fisica, comunque sia, erano preponderanti. La paura in questa fase evolutiva della razza umana svolgeva un ruolo veramente molto importante, era il miglior amico dell'uomo. La paura produce infatti immediati cambiamenti fisiologici, tutti noi li abbiamo provati: aumento della pressione sanguigna, aumento della frequenza cardiaca, aumento del ritmo respiratorio, aumento del flusso di sangue nei muscoli a discapito di altre zone che sono meno importanti per una reazione fisica immediata, ad esempio il sistema digestivo, maggiore efficienza di parti del cervello, quindi della parte più antica, della parte rettiliana, a discapito della parte della corteccia frontale, quindi più razionale. Su questo ci torneremo. Aumento di glucosio nel sangue, quindi per avere una maggiore reattività muscolare, eccetera. Tutte queste modificazioni fisiologiche, queste reazioni, quindi preparare il corpo alla difesa, all'attacco, alla fuga, sono tra virgolette studiate per durare pochi secondi o pochi minuti, appunto il tempo di risolvere il problema legato a quella minaccia fisica. Diversa cosa invece lo stato ansioso. Uno stato ansioso è uno stato in cui si ha un livello di paura più o meno elevato, che perdura però per un periodo lungo in vista di una minaccia futura. Se si tratta di un evento futuro certo, la paura è ovviamente legata all'esito di quell'evento. Viceversa si può verificare anche uno stato ansioso per un evento futuro non certo, quindi potrebbe accadere una cosa e quella mi genera questo stato di paura. Chiaramente lo stato ansioso produce tutte quelle modificazioni fisiologiche che dicevamo prima dello stato di paura, magari più attenuate, ma per un periodo prolungato di tempo. Questo capirete ovviamente che è deleterio, logorante per il nostro corpo e per la nostra salute, ma soprattutto per quanto ci riguarda ha un impatto fortemente negativo sulle nostre performance mentali. Non ci addentriamo di più su queste meccaniche, queste dinamiche fisiologiche e mentali, ma lo faremo magari più approfonditamente in Self Knowledge, il corso che uscirà entro la fine dell'anno, specificatamente sull'aspetto mentale. Qui ci occupiamo in particolare e andiamo a vedere come queste due emozioni, paura ed ansia, possono impattare negativamente sulla nostra attività di trading quotidiana. Nella nostra attività di trading quotidiana i trigger e le occasioni in cui si può ingenerare uno stato di paura sono tante, ne chiamo alcuni. Ad esempio, prima di fare il click, prima di entrare in una posizione, mi si crea questa situazione di paura dovuta al fatto che dal momento in cui farò il click sono consapevole che sto mettendo a rischio del denaro. Quindi la paura appunto di perdere quel denaro, che sarà magari anche più elevata se si viene da una serie di perdite precedenti.
Numero due, una volta che si è entrati nel mercato, ogni tick magari che il mercato mi va contro mi andrà ad accendere la paura che il mercato magari mi andrà fortemente contro, che il trade sarà un trade in perdita, che il mercato mi andrà fortemente contro e magari in condizioni come queste di bassa liquidità mi può anche addirittura saltare lo stop, eccetera, eccetera. Altra paura è la cosiddetta FOMO, Fear of Missing Out, la paura di perdere un'occasione. Anch'io l'ho provata più di una volta in questi giorni di alta volatilità. Cosa succede? Che ho un bias, il bias si sta verificando, non riesco ad avere un setup per entrare, il mercato continua ad andare nella direzione che io mi auspicavo, quindi questa sensazione di paura legata al fatto che si sta perdendo un'occasione. Altra situazione, entro in una posizione aperta, mi salta la connessione primaria oppure mi si blocca la piattaforma, ho un problema tecnico e questo chiaramente può generare una situazione di forte paura. Le situazioni possono essere tante altre, queste sono situazioni di pura e vera paura legate ad un momento del qui e ora, a una cosa che sto proprio per fare, ok? Situazioni diverse sono le situazioni in cui ci si crea dell'ansia a livello operativo, e questo ad esempio può essere ok, sto destinando una somma di denaro dei miei risparmi all'attività di trading, ho paura del risultato che avrò tra qui e un anno, che fine farà questo capitale, quanto ne eroderò o quanto andrà bene, oppure sto implementando una metodologia, mi darà buoni risultati sin da subito, oppure magari avrò un periodo difficile subito all'inizio che mi abbatterà sia da un punto di vista psicologico che economico e magari non mi darà tempo di verificare se l'operatività, se la metodologia ha effettivamente un edge. Un'altra ragione di ansia può essere, ok, quello che ha funzionato fino ad oggi continuerà a funzionare ancora in quest'anno o gli anni futuri, dovrò modificare la mia operatività, come la modificherò, troverò il modo di recuperare un edge che avevo, eccetera. Oppure ancora, le macchine andranno con il tempo ad erodere sempre di più il mio edge o no, o magari mi daranno altre occasioni, o dovrò modificare la mia operatività in un certo modo. Oppure ancora, quanto continuerà questa condizione di alta volatilità e bassa liquidità e se durerà a lungo, riuscirò io ad adattarmi, ho il capitale sufficiente per operare in queste condizioni, riuscirò ad adattarmi, è il tipo di mercato che si adatta al mio carattere, al mio modo di operare. Ecco, queste e tante altre possono essere le occasioni che creano appunto paura ed ansia nella nostra operatività. Se poi allarghiamo l'orizzonte temporale, quindi guardiamo anche multi-day, ovviamente in questi giorni i mercati sono proprio dominati dalla paura e dall'ansia, soprattutto per il futuro. Gli incognite appunto sono quanto durerà questa pandemia, che proporzioni assumerà, che impatto avrà sull'economia, se e come si arresterà la globalizzazione, se e come cambieranno le nostre abitudini di vita e che impatto anche questo avrà sull'economia. Ecco, i motivi di ansia e di preoccupazione chiaramente sono tantissimi. Il risultato ovviamente è stata una grossa quantità di vendite nei mercati, gli istituzionali hanno ovviamente ridotto la loro esposizione, quindi questo può essere fatto solo con le vendite, l'avevamo detto anche tempo fa. Chiaramente tutti i sistemi hanno degli stop a determinati livelli, questo non ha fatto altro che amplificare l'ondata di vendite. La liquidità chiaramente si è ridotta perché tanti operatori, soprattutto quelli di brevissimo termine, si sono tolti dal mercato, così pure anche operatori magari multi-day, quindi la liquidità si è ridotta e quindi ogni news e ogni acquisto o vendita un po' aggressivo ha un effetto abbastanza importante sul mercato e questo lo rende molto molto volatile. Tutto questo anche a livello tecnico non fa altro che aumentare appunto le emozioni di paura ed ansia. Paura ed ansia, in modo particolare la paura, sono fatte per reagire ad una minaccia fisica immediata. Ma un movimento brusco di prezzo, un prezzo che ci va contro, una connessione che salta, l'incertezza per il futuro, non sono sicuramente una minaccia fisica, per cui la risposta che ci dà il cervello rettiliano a questo tipo di minacce non è sicuramente la più appropriata.
la parte del cervello razionale, ovvero sia la parte della corteccia frontale, quella che dovrebbe, nelle condizioni che ho appena detto, prendere la maggior parte delle decisioni, quando insorge la paura, viene quasi messa a riposo, è molto poco attiva, per cui è molto probabile che in situazioni di paura, di forte paura, faremo molto probabilmente, prenderemo molto probabilmente decisioni ben poco razionali. Durante i momenti di forte paura, l'abbiamo detto, è il cervello limbico che prende il comando della situazione, quindi esso tenderà a semplificare tutto, si avrà una riduzione della visione periferica sia da un punto di vista fisico che in generale. Si tenderà a non essere in grado di processare tutte le informazioni che abbiamo a disposizione, ma quindi se ne taglieranno fuori tante, e quello che è ancora peggio è che utilizzeremo solamente una piccola parte delle nostre capacità tecniche a risolvere quello specifico problema lì, che non è una minaccia fisica. Ma come possiamo fare per gestire al meglio paura ed ansia nella nostra professione? Numero uno, innanzitutto dobbiamo prendere consapevolezza col fatto che questa è la nostra fisiologia, non possiamo cambiarla, l'attivazione della paura è automatica, non possiamo cancellarla. Magari nel corso degli anni, dei secoli, il nostro corpo, la nostra fisiologia cambierà, il nostro cervello cambierà in modo tale da reagire subito distinto, ottimamente, con la parte del cervello più adatta al tipo di minaccia che riceve. Ma per ora non è così, il cervello nostro è rimasto così nella fase di sviluppo un pochino più indietro, quindi dobbiamo essere consapevoli che questa reazione di paura, attacco, fuga, anche in situazioni in cui non è appropriata, tende a venire, avviene ed avverrà per un ragionevole arco di tempo. Numero due, esplorare la paura. Ognuno di noi ha reazioni diverse allo stato di paura, quindi è bene sperimentarle ed analizzarle, ognuno di noi, appunto, che tipo di reazione ha, se è magari più esagerata della media o meno esagerata della media. Un libro molto utile in tal senso è quello di Susan Jeffers, Feel the Fear and Do It Anyway, senti la paura e fallo comunque, un libro molto interessante di cui vi consiglio la lettura. Numero 3, ad esempio, i militari, i corpi speciali si allenano, creano delle situazioni che generano artificialmente una situazione di paura. Innanzitutto per valutare le proprie risposte a questa situazione, ma oltretutto per sviluppare e allenare determinati automatismi che gli torneranno utili nel momento in cui quella situazione di pericolo, che genererà paura, si verificherà. Si sa che in quei momenti la parte razionale del loro cervello sarà meno efficiente, e quindi il fatto di aver allenato determinati comportamenti virtuosi, determinati automatismi, determinate procedure, anche in quella situazione di difficoltà gli farà probabilmente pescare, fare la scelta giusta e l'azione giusta. Ecco, stessa cosa dobbiamo fare noi. Tanti più trade inseriamo, tanto più quella sensazione di paura diventa più familiare e più gestibile, tanto più diventa nota, più conosciuta, e sappiamo meglio come gestirla. Oltre a questo, proprio come fanno i militari, sviluppare delle procedure, delle regole che ci fanno anche magari gestire le situazioni più imprevedibili, tipo il blackout, tipo uno stop che mi salta, sapere in tutte queste situazioni cosa che possono avvenire, cosa andrò a fare. Quindi l'avere sviluppato anche noi degli automatismi che dovranno essere, tra virgolette, attivati, pescati in una situazione di pericolo, ci aiuterà, quando e poi si verificheranno, a fare la scelta migliore, ad essere più efficienti. Numero 5, dobbiamo utilizzare la paura come un indicatore. La paura, come ci salva da momenti, diciamo, di pericolo fisico, può anche darci una misura di quanto siamo efficienti nella nostra operatività. Nel senso che se individuo che il mio livello di paura, ad esempio nel fare il click, oppure quando sono dentro una posizione, è più elevata del solito, è troppo elevata, allora significa che io non sono efficiente in quel momento per operare, quindi è meglio che mi fermo o che riduco magari la mia esposizione o che divento più selettivo, comunque sia che prendo qualche provvedimento. Quindi utilizzare il livello di paura, diventare bravi ad utilizzare il livello di paura come indicatore. Numero 6, la gestione dello stato ansioso.
Uno stato ansioso nella nostra professione è sicuramente una situazione non efficiente di per sé, in quanto l'avere paura di un evento futuro che può anche non verificarsi è una situazione poco razionale e sicuramente inefficiente. Tuttavia bisogna dire anche che il nostro lavoro produce tanti stimoli da un punto di vista emozionale a livello quotidiano, per cui si può accumulare una sorta di stato ansioso, quindi ci si può trovare in uno stato ansioso anche normalmente. Per cui anche questo, come la paura, va utilizzato come un indicatore. Se notiamo che siamo in uno stato ansioso, ok, bene esaminare la situazione su che si basa quest'ansia, fare eventualmente uno step back oppure ridurre le motivazioni dell'ansia, ad esempio anche qui ridurre la posizione o tradarla di meno, o semplicemente fare una piccola pausa. Quindi anche l'ansia va utilizzata come indicatore. Numero 7, cosa molto importante, guardare i numeri. La nostra professione è una professione di numeri, quindi i numeri devono essere quelli che ci danno le indicazioni, ci dicono se stiamo facendo bene, se c'è qualcosa da correggere, come correggerla, se abbiamo commesso degli errori operativi proprio di gestione del trade oppure di esecuzione della metodologia, quali misure prendere per evitare che in futuro si verificano. Quindi farsi sempre guidare dai numeri. Numero 8, ne è una conseguenza, giudicarsi soprattutto per come si segue la metodologia, quindi quanto si è stati precisi e bravi nel seguire la metodologia, le regole che ci siamo dati noi stessi, non tanto valutarsi per i risultati nell'immediato. I risultati da un punto di vista di profitti e perdite vanno valutati in un arco sufficientemente ampio di tempo per avere senso. Viceversa, la capacità di eseguire ottimamente la nostra metodologia va valutata su base giornaliera. Numero 9, bisogna essere consapevoli che nella nostra professione c'è un forte elemento di casualità. Abbiamo sempre detto che la distribuzione dei guadagni e delle perdite è random, il risultato del singolo trade è random. Il risultato del trade attuale è completamente indipendente dal trade che si è appena fatto e così via. Numero 10, so che non è facile, ma è la stessa cosa in tantissime altre professioni al giorno d'oggi, bisogna imparare a convivere con l'incertezza. L'incertezza fa parte di questa professione, l'elemento casualità l'abbiamo visto, ma l'incertezza dei risultati futuri fa parte di questa professione. Se cerchiamo delle certezze non possiamo fare i trader e non possiamo neanche fare tante altre professioni al giorno d'oggi. Quindi è importante fare tutto quanto abbiamo detto, comportarsi nel modo più razionale possibile, seguire i numeri più possibile e essere concentrati e focalizzati sul qui ed ora. Numero 11. Poiché fisiologicamente, fisicamente la paura implica un'immediata attività fisica, un immediato sforzo fisico, un'attività fisica regolare non potrà che farci bene, sia da un punto di vista salutare, di salute in generale, di efficienza del nostro corpo in generale, ma anche proprio per smaltire quanto viene stimolato durante la generazione, durante la nostra attività, di queste emozioni di paura o ed eventualmente più deleterie di ansia. Quindi si riesce a gestire meglio il tutto. Numero 12 ed ultimo, come immaginerete, meditazione e mental rehearsal sono fondamentali per gestire al meglio tutto questo. Ne parleremo approfonditamente di tecniche di meditazione, di mental rehearsal, in self knowledge. Comunque già sappiate che la pratica regolare di meditazione e di mental rehearsal aiuta certo sicuramente a rimanere centrati da questo punto di vista. Concludiamo dicendo che il trading è proprio il modo più costoso per imparare a conoscere se stessi e la gestione della paura fa parte proprio di tutto questo. La cosa importante è mettere a frutto le conoscenze in merito che sviluppiamo in battaglia durante l'operatività giornaliera, cercando di sviluppare una sorta di edge nei confronti di tutti coloro che sanno gestire questo tipo di emozioni peggio di noi. Vi ringrazio per l'attenzione, a presto e buon trading.